back in ETV. A Balconi TV Messina, Joan Sebastian Punk che ci fanno ascoltare Barber's Shops. Ah!
Bravissimi, tra l'altro una versione che avete insomma avuto soltanto per Balconi TV Messina, invece vi invitiamo a scoprire la versione originale contenuta nell'album More Lovely and More Temperate, che tra l'altro è il primo album di John Sebastian Punk. Sì, esattamente. Ciao a tutti gli amici di Balconi TV Messina. Lui è Massimiliano Raffa, non ve l'ho ancora presentato perché insomma è un po' l'ideatore del progetto John Sebastian Punk, che oggi è tra l'altro con un ospite d'eccezione, un accompagnatore di tutto rispetto. Esatto, Ulisse Mazzagatti. Ciao. Una presenza molto forte anche nell'album, perché partecipa con un brano ed è anche un ispiratore mio personale. Considera che questo brano si intitola Barber's Shops e nasce proprio da un'idea sua, che lui aveva scritto un brano molto bello che si intitola Il Barbiere, e il barbiere diviene il luogo dell'abbandono, perché uno si immagina di essere abbandonato quando tu sei piccolo, la mamma ti porta a tagliare i capelli, poi ti lascia da solo dal barbiere, quindi Barber's Shops riprende anche quel tipo di situazione, il luogo dell'abbandono infantile. Quindi insomma, una metafora. Ti hanno definito un eccessivo, un provocatore, uno degli elementi comunque... Invece sono un tranquillone, come potrei notare. Si vede anche dalla bronzatura, sono un marinaretto oggi. D'accordo, il tempo a nostra disposizione è davvero poco, quindi approfittiamo per dire come poter contattare e come seguire il vostro progetto. Allora, musicale. Se si scrive John Sebastian Punk su Google si trovano tutte le coordinate per raggiungerci. Abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un Bandcamp dal quale si può acquistare l'album, si può acquistare anche su tutte le altre piattaforme, Amazon, insomma iTunes eccetera, però dal Bandcamp costa di meno e guadagniamo di più noi. Tra l'altro volevo anche pubblicizzare una cosa, già che ci sono, perché la fama ci ha fatto fare questa follia: abbiamo creato le sigarette Johann Sebastian Punk JSP, e quindi se dovete fumare, fumate rock and roll. Un grazie speciale a Ulisse Mazzagatti che mi ha sostenuto sbaroccando. Va bene, allora ringraziamo anche voi e ci vediamo la prossima settimana. Back in ETV.